Che tutti noi fossimo coscienti di quello che accade oggi. Marcio che non vede via di scampo per quanto riguarda la nostra città, la nostra nazione, il nostro popolo. Altea che farà la nostra introduzione. E di conseguenza, auguri. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla festa del Movimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo. Durante questa manifestazione cercheremo di coinvolgere i cittadini sulle tematiche che riguardano la vita di tutti. Dal Fiscal Compact al TTIP, al reddito di cittadinanza, all'ambiente. Toccando anche problematiche locali riguardanti il territorio del comune di Cinisello Balsamo. Durante lo svolgimento dello stesso interverranno i portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei, e quali potranno essere poste delle domande.
Intorno a voi sono stati allestiti dei gazebo, ognuno dei quali tratta un argomento e gli attivisti all'interno sono a completa disposizione dei cittadini per dei chiarimenti ed anche un confronto di opinioni. Oltre che essere una festa, è un evento di comunicazione ed approccio nei confronti dei quali, non conoscendo il movimento, vogliono avvicinarsi per capire come è strutturato, il quale si compone principalmente di persone preparate, oneste e soprattutto che non appartengono a lobby o alla casta politica. Vi ricordo che alla fine del nostro programma ci sarà una kermesse di giovani band musicali che si protrarranno per tutta la serata. Pertanto auguro a tutti voi un buon proseguimento ed un arrivederci alle stelle. Interverranno Silvia Chimienti sulla scuola, Stefano Buffagni, che Silvia Chimienti è una deputata del Movimento 5 Stelle che appartiene alla Commissione Lavoro, però piace parlare e trattare di scuola. Stefano Buffagni, che è consigliere della Regione Lombardia, ma non interverrà per un altro impegno assunto. Massimo De Rosa, che è il vicepresidente della Commissione Ambiente, parlerà appunto di ambiente. Eleonora Evi, Parlamento Europeo su TTIP. Marco Valli e Marco Zanni, sempre del Parlamento Europeo, parleranno di Juncker e lobby, crisi greca. E Silvia Benedetti sul decreto legge 51. Grazie a tutti. Allora, un buongiorno a tutti. Abbiamo qui la più giovane del gruppo. Il Movimento 5 Stelle è fatto anche di giovani, perché i giovani devono ovviamente costruirsi il loro futuro. Noi cercheremo di cambiarlo, ma soprattutto sono loro che ci devono guidare a cambiare in modo corretto, con una visione che io di 55 anni non potrò mai avere. Quindi una ragazza di 16 anni che si mette in politica è un qualcosa di eccezionale e speriamo che ce ne siano altre nel futuro. Quindi un grazie di cuore e lavoriamo insieme sempre di più, ecco. Allora, io sono consigliere comunale a Cinisello Balsamo, in questa città, insieme Alessandra Riccardi, che è là sotto gli alberi, dovrebbe esserci, o si è nascosta, è un po' timida, è in consiglio comunale più aggressiva, però qui non è abituata al palco, ecco. Allora, che cosa possiamo dire dopo 40 anni che abito in questa città, perché anch'io sono un immigrato, quindi sono arrivato qui un bel po' di decenni fa, e mi sono accorto di una cosa, che sia a livello locale che a livello nazionale noi percepiamo e agiamo in base a dei dati errati. Abbiamo una convinzione di vivere qui a Cinisello Balsamo, per esempio, in una città verde. Se voi andate in giro e fate un sondaggio, vi renderete conto che i cittadini vi diranno: è una città con molto verde. Quando però gli si dice che il verde è stato consumato è solo il 26%, perché la cementificazione, non ci credono. Credono che sia una balla. Non è possibile, state facendo un'invenzione politica per screditare gli avversari. E invece no. Cioè, noi abbiamo consumato a Cinisello Balsamo il 74% del territorio e si sta ancora continuando a consumare. Se fate dei giri in via Matteotti, in via Bettola, dove c'è lo Shan, dove partirà la triplicazione dello Shan, da 54.000 arriverà a 152.000, sarà uno dei più grossi centri commerciali della provincia di Milano. Ecco, allora, la percezione del tanto verde si scontra col 74% di cementificazione, e questa è una cosa che fa capire come non sia coerente la nostra percezione con quello che sta accadendo e con la politica che sta attuando il nostro comune. Un altro problema è l'inquinamento atmosferico. Siccome è un inquinamento subdolo, non si sente, non fa puzza. Non si muore di inquinamento nel giro di una settimana, ma si muore nel giro di 30-40 anni. Allora, se voi fate un sondaggio sull'inquinamento atmosferico e soprattutto anche sull'inquinamento acustico, che è molto importante ed è molto deleterio per il nostro corpo, la nostra psiche,
se voi fate un sondaggio, i cittadini diranno che sì, in effetti ci sono un po' di macchine, c'è un inquinamento, però non riescono a dargli un valore diciamo di negatività. Ebbene, noi abbiamo fatto i conti, il Movimento 5 Stelle ha fatto i conti e ha verificato che innanzitutto siamo circondati da strade e autostrade tangenziali, la statale 36, abbiamo la 52 a nord, abbiamo l'autostrada 4 a sud, siamo chiusi praticamente in un trilatero di vie ad alto traffico. Questa situazione, se noi la andiamo a misurare, ci rendiamo conto che a Cinisello Balsamo ogni anno passano 90 milioni di veicoli, 90 milioni, cioè una città di 13 chilometri quadrati scarsi ha sul proprio territorio un'invasione ogni anno di 90 milioni di veicoli, camion, macchine, eccetera. Però qual è il dato anomalo? Che l'amministrazione comunale non ha mai fatto uno screening sulla salute dei cittadini, sulla salute dell'ambiente, non lo ha mai misurato l'impatto di 90 milioni di macchine sulla nostra salute. E quindi abbiamo una percezione anche in questo caso falsata. Pensiamo che ci sia un po' di inquinamento, ma non pensiamo che questo inquinamento ci fa morire e vivere meno. Quindi si viene a Cinisello Balsamo pensando di arrivare in una città verde, poco inquinata, d'altronde è inquinata tutto Milano, cosa ci possiamo fare, dice la politica. La realtà è che a Cinisello Balsamo si muore un pochino di più, in tutto il nord Milano, si muore un pochino di più che nel resto d'Italia. E questo è un dramma che, se non viene misurato, porta l'amministrazione comunale ad essere inadempiente, perché è il sindaco che è il primo responsabile della salute dei cittadini di Cinisello Balsamo. Quanto inquinamento c'è e gli effetti che questo produce sulla popolazione, non sta facendo il suo mestiere, dove tante promesse poi non hanno portato nessun fatto concreto. Vi faccio un esempio di quello che è accaduto la settimana scorsa. Il Movimento 5 Stelle ha portato un ordine del giorno per ottenere il bilancio partecipato. E uno dice: ma che cos'è il bilancio partecipato? Il comune di Cinisello Balsamo ogni anno spende dai 70 agli 80 milioni di euro per stare in piedi, per fare tutto quello che fa. Noi abbiamo chiesto di far sì che anche i cittadini entrassero in questo processo e potessero indirizzare come spendere gli investimenti, se era meglio magari asfaltare le strade, se era meglio fare un'opera pubblica, fare qualcosa in cui anche i cittadini potevano essere diciamo partecipi. Ebbene, sapete cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che i cittadini sono faziosi, sono lobbisti, poi mi hanno votato, perché devo dare il potere a loro di spendere 10.000 euro, 20.000 euro? Non glielo do, me lo tengo io perché mi hai votato e ne riparliamo fra 5 anni, proprio perché sei fazioso, potrebbero venire fuori delle idee che sono contrarie a quello che io ho deciso. Ecco, la loro democrazia è questa, io ho deciso e mi sopporti fino alla fine del mandato, per 5 anni. Allora abbiamo fatto una controproposta, proprio per prenderli in giro, visto che gli adulti sono faziosi e non possono essere governati secondo la maggioranza che attualmente governa il comune di Cinisello Balsamo e potrebbero dare delle sorprese con la loro democrazia di scelta. Allora abbiamo detto: bene, facciamo il bilancio partecipato almeno coi bambini delle scuole elementari, facciamoli dire quali sono, che poi da attuare. E sapete cosa è successo? Anche i bambini sono faziosi, stiamo pensando anche noi, lo faremo sicuramente, ma non adesso, perché lo proponete voi. Ecco, sentirsi dire queste cose, quindi buttare in politica delle proposte di democrazia partecipata, ci ha fatto molto dispiacere. Diventare cittadini attivi, se noi non ci attiviamo subiremo sempre le nefaste scelte di questa amministrazione comunale o di altre comunque, che agisce sempre con il beneficio e l'interesse economico di pochi e non di molti. I centri periferici verranno trasferiti al nuovo Ocean, al nuovo hub, lo chiamano loro, hub della viabilità, del commercio, 150.000 metri quadrati
con 16 multisales, cinema giganteschi, 9 ristoranti, circa 300 negozi. E per darvi un'idea, a Cinisello Balsamo i negozi di vicinato sono 400. Se là ne fanno 300 è ovvio che si crea una disparità. Là c'è il Movimento 5 Stelle in commissione della scuola, Silvia Chimienti. Brava. Eh sì, è proprio così. Sono in commissione lavoro, ma mi piace parlare di scuola. Grazie intanto di avermi invitato alla vostra festa. Io sono di Torino e in questo periodo mi sono occupata molto del provvedimento sulla scuola, appunto la buona scuola, così chiamata per fare propaganda, ma che come sapete ha portato in piazza unitariamente dopo decenni tutti i sindacati e soprattutto centinaia di migliaia di persone. Un provvedimento veramente che va contro la scuola, va contro le famiglie, va contro gli studenti, soprattutto va contro il corpo docente, gli insegnanti, e di questo volevo appunto brevemente parlarvi perché proprio questa settimana che è trascorsa, proprio l'altro ieri, hanno messo la fiducia al Senato su questo disegno di legge e appunto nonostante questi continui, siano mesi che ci sono manifestazioni, flash mob continuamente contro questo disegno di legge, non c'è stato solo lo sciopero appunto del 5 maggio che ha portato in piazza 700.000 persone, ma appunto ci sono continue mobilitazioni e davvero questo è un provvedimento che va contro le persone, che le persone non vogliono. E allora vi spiego brevemente che cosa contiene questo